Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Riprendiamo con Rise of the Tomb Raider. Proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata, abbiamo finalmente scoperto chi era il profeta. Era forse abbastanza telefonato, ragazzi, visto che in molti addirittura mi hanno detto: Mike, ma non hai notato che forse la statua del profeta assomiglia un po' troppo a Jacob? Ebbene sì, ragazzi, effettivamente abbiamo scoperto che era Jacob il profeta. Ne avevamo forse già parlato, ragazzi, perché era veramente immortale. E infatti è immortale, cioè, è immortale. Però la cosa, ragazzi, di cui è più magari più interessante soffermarsi è che comunque la fonte non è divina, ma anzi è completamente il contrario. Una fonte malvagia che ha trasformato l'esercito del profeta con cui era arrivato alla valle, con cui appunto... Oh! Ha fatto sparire lo stick luminoso con cui era arrivato fin qui. L'ha trasformato in quello che abbiamo visto, che ci ha attaccato quando eravamo di sotto a prendere il... come si chiama? A prendere il manufatto che ci ha indicato la via. Ci possiamo arrampicare con le frecce a punta larga. È di nuovo tarda notte, ragazzi. Sto registrando, è mezzanotte e 18. E voi direte: ma che cacchio ci frega a noi? Eh sì, avete ragione, ragazzi, non vi deve fregare niente. Però io ve lo dico lo stesso perché sono ACAB. Tra l'altro, ragazzi, oggi sono stato tutto il giorno insieme a Brrazzo Crew. Abbiamo registrato un po' di cose interessanti. Ok, lo mettiamo qua. Però tutto questo non ci interessa adesso, perché stiamo giocando a Rise of the Tomb Raider. E sinceramente, ragazzi, voglio scoprire quali saranno le mosse di Lara. Ok, bravissima. Soprattutto nel momento in cui, ragazzi, non possiamo percorrere in maniera allegra, tranquilla e tranzolla la via... insomma, la via dei cosi, degli immortali, perché vuol dire suicidarsi. E per quanto Lara sia immortale e imbattibile anche lei, non credo che sia la via che vuole scegliere per, insomma, per morire, perché di questo si tratta. Ok, saltiamo. Chi non è morto invece, ragazzi, è il nostro amico Jonah, che miracolosamente è ancora tra noi. Mannaggia la miseria. Peccato, peccato. No, secondo me potevamo salire addirittura fin lassù. Lì su, vedete, c'era qualcosa interessante. Ma è una cosa secondaria, ragazzi, e ci interessa veramente relativamente. Però io a sto punto mi farei qualche munizione esplosiva. Insomma, ragazzi, cerchiamo di capire un po' quello che sarà il nostro fine ultimo. Intanto mi metto qua, va. Sentiamoci un po' di pippe mentali di Lara. Devo solo riprendere un attimo fiato. Che è quella roba? Questo posto, Kitesh, Jacob, gli immortali. Sono stata travolta dalla velocità degli eventi e non mi sono neanche resa conto che tutto questo è reale. Una parte di me non riesce a crederci. Ma so che Jacob mi ha detto la verità. Qualunque sia la cosa che lo ha creato, si trova qui e la troverò prima della Trinità. Vorrei tanto che papà fosse ancora vivo per condividere questa scoperta. Ottimo! E tuo padre non è vivo, non è vivo. Infatti, ragazzi, boh, cioè, a sto punto concordo sul fatto che Lara dice sempre le stesse cose. Più che altro è una fregna moscia, scusate la volgarità. Però, porca miseria, abbiamo capito, tuo padre è morto, sì. E tu sei a un passo da risolvere il tutto. Brava, brava. Però mo non ce lo fa, cioè, non ce lo fa pesare Lara. Santo Dio. Veramente è una cosa incredibile. Vai. Che altro, cioè, tu devi pensare pure agli altri, non pensa solo a te stessa, cioè, sta a creare il panico, maledizione, per trovare sta cosa. Ora, vendichiamoci di Ana, perché è giusto vendicarci di Ana. Cerchiamo di non far arrivare la Trinità a mettere le mani su... Incredibile. Incredibile, mo moriremo qua. Jacob, sto entrando. Cosa troverò qui sotto? Non ci siamo più andati da quando abbiamo sigillato le entrate secoli fa. Ma dovrebbe essere sicuro. Almeno finché non superi il planetario meccanico. Faceva parte dell'osservatorio. Era stato costruito dai miei astronomi prima che gli immortali seppellissero la città vecchia. Dovrai utilizzarlo per aprire l'entrata di Kitesh. Kitesh, ma Kitesh in culo. Infatti, ragazzi, è quello. Dobbiamo arrivare prima della Trinità. Oh, prima della Trinità, perché se... Costantino, comunque, chi per lui? Perché secondo me Costantino è semplicemente il braccio armato, quello che controlla le truppe. Perché poi ci sarà un capo, ragazzi. L'abbiamo sentito parlare al telefono proprio con lo stesso Costantino. Insomma, ole, ci buttiamo giù.
Insomma, ragazzi, quello veramente sarà qualcosa di veramente devastante per il mondo intero. Se pensate che gli immortali, quelli del profeta, hanno abbattuto tutto il ghiaccio, hanno sotterrato la città di Kitesh sotto al ghiacciaio della montagna. No, si è frizzato, non ci credo. Ok, siamo tornati, ragazzi. No, oh, non siamo morti, vai. È straordinario. No, è straordinario, volevi dire. Vediamo come funziona. Ok, ragazzi, dobbiamo, penso, allineare i pianeti, non lo so. Sicuramente dobbiamo tirare quella cosa lì. Dobbiamo utilizzare questo planetario per aprire la porta di Kitesh. Ok. Vediamo se... Sicuramente dobbiamo girare queste... però come girarle, più che altro, ragazzi? È quello. È quello che mi turba. Non so se dobbiamo tirare... Ah, ecco. Forse ci dobbiamo ricostruire una strada che ci porti poi... Allora, io direi che qui si può anche saltare. Ottimo. Ottimo, Mr. Grey. No, mi sa che dovevamo prima... Ecco, posso saltare qui. Allora, noi saliamo lì sopra. Poi andiamo di là. Oh mio Dio. Facciamolo con calma, ragazzi. Facciamolo insieme, perché... Ecco, infatti dobbiamo prima girarlo, secondo me. Vai. Dovrebbero essere abbastanza semplici, ragazzi. Alla fine tutti gli enigmi che abbiamo vissuto in questo gioco sono tutti abbastanza sempliciotti. Forse dobbiamo girarlo ancora un po'. Vediamo un po'. Si gira ancora una volta. Gira la ruota. Oh yeah, certo. Così da lì ci lanciamo con la corda. Sì, là sotto, perfetto. Così non va bene. Non devo farla ruotare e metterla nella posizione giusta. Secondo me questa era già nella posizione giusta. Ah no, lo giro un'altra volta. No, aspettate. Lo devo girare un'altra volta, perché secondo me, ragazzi, saltiamo lì sopra, andiamo lì. Esatto, esattamente così. Io penso che adesso siamo... Ecco, infatti, ho sentito un rumore giusto. Un rumore che ti indica che probabilmente hai fatto la cosa giusta. Vediamo un po'. Oh, il gruppo dei ninja. L'unica cosa vera, ragazzi, è che magari giocandolo insieme non vorrei tenere troppi spazi morti, quindi magari non so se taglierò, forse, ma anche no in questo caso, perché ci siamo riusciti più velocemente. Però sapete, giocando dobbiamo risolvere enigmi, magari, you know, magari uno cerca sempre di fare le cose niente un po' più fare. Devo liberare il meccanismo. Sta calma, Lara, sono appena salito. Tira. Non si libera così, eh. Allora, pensiamoci un attimo. Credo che dobbiamo solo tirarlo. Quindi così non va? Ah, ma lo devo chiudere. Ah, ho capito. Olè. Forse così, ragazzi, dovevamo chiuderlo. Io invece lo aprivo. Grazie. Grazie che non ci riuscivo. Vai. No, chiudilo. Olè. Dovrei avercela fatta, ragazzi, dai. Lascia. Il popolo di Jacob era all'avanguardia. Eh sì. Fai attenzione, Lara. Sì, ah, quindi mo adesso, ragazzi, dobbiamo fare tutto al volo. Eh sì. Devo calcolare bene i tempi. Te piace piarli al volo, eh? Dai, Lara, aspettiamo quello, ragazzi. Aspettiamo quello che passa in modo tale da... Oh, il gruppo dei ninja. Ok. Mo aspettiamo che ripassa in modo tale da saltare. Come on, motherfucker. Quando ti guardi intorno, vedi bambini poveri e non solo. Sicuro che devo andare lassù o da un'altra parte. Ma no, ecco dove dobbiamo andare. Salta! Mamma mia, raga, mi sono buttato proprio come un pazzo. Come un maniaco sessuale proprio. Oh, non cascare, non cadere. Oh mio Dio, siamo vivi. Pazienza, Lara. Pazienta, Lara. Rimani appesa come un...
Ora che... No, adesso! Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Ho capito, ragazzi, forse... Ci siamo! Bravo, bravo. Ci siamo, ragazzi, ok, ho capito. Da qui saltiamo lì. Da qui saltiamo... No, ah, no, non ci salta. Tutta in... In gingheri! Ole, ole. Vabbè, era facilissimo, raga. Solo che il gioco ti deve spingere a fare come dice lui, perché sennò non va bene. Però vabbè. Cioè, non va bene, però vabbè. Vai, sali. Strano che ancora non crolla niente, ragazzi. Siete che queste cose stanno qua da chissà quanto tempo. Ok. Muoviti bene, però. Vai. Olè. Olè. Salvi, salvi, salvi. Prenda quello. Salve, Salvini. Salve, Salvini. Vai. Ah, qua ci potrebbe essere un'abilità. Solitamente quando è così. Questo codice descrive le tecniche di tiro con l'arco dei nemici dell'impero bizantino. E mo l'hai sicuramente imparato. Tecniche, infatti, degli antichi arcieri. Abilità antiche. Scocca rapidamente due frecce in sequenza senza dover restare di nuovo la feretra. Dalla feretra. Ok. Ci vogliamo provare? Popopà. Eh no, aspetta. Ah, eccola, vabbè. Ok, niente di che. Però prendiamoci le monete. Vabbè, ragazzi, dai. Noi però abbiamo una missione. La missione è fermare la Trinità. A parte adesso ho quella nuova abilità. Non dovrei neanche tirarle, però. Ci proviamo? Ah, no. Non possiamo provare, vabbè. Possiamo ancora andare su. Vediamo un attimo. No, non ce lo fa fare, vabbè. Saltiamo! Mamma mia, cioè, raga, ma quanta... Cioè, con qua... mo là come sparo? Ah, sì, sparo così. Certo, raga, con quanta noncuranza e quanta fede nella vita e nell'amore c'ha Lara per lanciarsi su una freccia. Cioè, boh. Io non lo farei manco, raga, se ci fosse, non so, una platoniera. La città vecchia è vicina. Dai. Suonano le campane, ragazzi. Basta che non è... Campane è morto. Siamo sulla montagna, sopra il ghiacciaio. Vedi gli uomini della Trinità? Sì. Stanno iniziando le operazioni. Sto entrando nella città vecchia. Sofia, una cosa. Non attaccarli subito. Aspettaci. Ok, aspetteremo. Ti ricontatto tra poco. Vai. Vai. Vabbè. Via. Oh, mamma mia, i numeri di Lara Croft. Andiamo, ragazzi. Ci aspetteranno perché vogliamo essere noi a incoccare la prima freccia che arriverà nella testa degli uomini della Trinità. Tra l'altro, ragazzi, la prima freccia che colpisce qualcuno. Non so se avete mai giocato a Medieval, ma... E se non ci avete mai giocato, ragazzi, vabbè. So che magari... Oh, Cristina d'Avena. Oh, Cristina d'Avena. Immortali anche qui. Ricordo, ragazzi, che c'era una cosa molto simile anche nel primo. Sempre immortali, sempre qualcosa che va oltre l'umana comprensione. Vai, vai, vai. Vabbè, insomma, ragazzi, tornando a noi, dicevo, se non avete mai giocato, io ve lo consiglio. Però ovvio che ad oggi dirvi giocate a Medieval, un gioco per la PlayStation 1, so che per i più giovani. Oh! Mo? Ma sei sempre una più del diavolo, Lara. Che cazzo c'ha le mani con la colla, non gli casca mai niente, non si sa. Ok. Siamo vivi e questo è già un bene. Andiamo, andiamo, Lara. Su. Poi ci mimetizziamo alla grande con questo cappotto nuovo. Vabbè, insomma, ragazzi, vi stavo dicendo che è un po' anacronistico giocarlo adesso, perché comunque è un gioco vecchio, ma è un gioco che tagliate dall'inizio alla fine. Veramente fantastico. E vabbè, tutto questo per dirvi che insomma, il protagonista è Sir Daniel Fortescue. O Fortescue o Fortescue, come volete. Oh, guardateli quanti sono. Che faccio? Comincio a scalare un po' il ghiacciaio. Io
Dico, raga, che è solo questione di tempo prima che ci becchino. Guardateli. Quanto sei brutto, profeta. Qua, ragazzi, sì, ci è passato Naruto e siamo vicini al villaggio della foglia. Quelli erano gli Hokage dipinti, scolpite sulla pietra. Oh, sentiamo le puttanate e poi vi racconto i Serdagna al Fortescue. Ah, non ci racconta niente, perfetto. Vabbè, insomma, ragazzi, questo protagonista è un teschio senza mascella, quindi solo la parte superiore, e quindi la parte della dentatura superiore, che appunto si risveglia dalla morte perché Zarok, il cattivo, insomma, attua un incantesimo che risveglia i morti, demoni, eccetera, eccetera, zombie. So che, ragazzi, non dovrei parlare di questo in un momento così aulico, in un momento così di tensione. Guardateli, questi immortali che proteggono la valle, proteggono la sorgente, come sono ben attrezzati, eh? Sono tantissimi. Eh già, e tu sei una sola. E tu li ucciderai tutti, pensa. È esattamente proprio questo il motivo per cui non mi scompongo più di tanto. Sono immortali, ma sono anche ciechi, eh? E sordi. Vabbè, insomma, ragazzi, si ritrova a combattere il male e lui però, come era morto? Era morto con una freccia in un occhio. Cioè, proprio la prima freccia della grande battaglia che combatté, insomma. Lascio queste righe per chi seguirà le mie. Ok, ragazzi, questa è una lettera di un sopravvissuto che afferma di lasciare la sorgente lì dov'è. Anzi, addirittura era un uomo della Trinità e dice, senti, Trinità, se lo trovi, lascialo lì perché porco due. Qua facciamo una brutta fine. E soprattutto non che, cioè, noi dobbiamo evitare che la Trinità ci metta le mani sopra. Proprio perché non ne farà. Non ne farebbe, anzi, perché noi non lo glielo permetteremo. Un uso migliore rispetto a quello che ha fatto il profeta, sbagliando. Perché alla fine, se tutto questo è stato creato, è colpa del profeta. Boom, infatti. Vai, siamo vivi, siamo vivi. Sgamata. L'ho detto, ragazzi, se c'è. Sarai pure immortale, ma non ci vedi. Vabbè, continuiamo, ragazzi. Sì. Oddio, Lara, quanto mi fai strippare. E non per le motivazioni. No, vabbè. Oh, si è aggrappata, zitto. Che cazzo. Cavolo, lo sapevo. Che gli vuoi fare? È mortale, Lara? Ha ucciso un immortale, non ce ne posso credere. Ma che mi sta a dire, raga? Vabbè, impossibile. A meno che non lanciamo. Oh! Guarda questo, ma chi è? Cavaliere della tavola rotonda. No, raga, questo muore. No, non muore. Non muore, non muore. Come direbbe Brazzo. A Robin Hood. Cioè, ma noi uccidiamo gli immortali. La sfaciolata è dietro l'angolo, eh. Raga, io sto a bocca aperta. So che non mi potete vedere, è ovvio che non mi potete vedere. Cioè, mi sto chiedendo che cazzo sta succedendo. E perché li uccidiamo senza nessuna motivazione. Senza nessuna motivazione alcuna. Tanto chi è che ci sta a tirare? Ah, è questo, eh. È Legolas. Oh, mi sta a rompere le palle. Ragazzi, io non so che sta succedendo, ve lo giuro. Non ho capito perché. Cioè, che noi abbiamo delle armi incantate, no? No, non ce l'abbiamo. Allora perché tutti... Cioè, allora perché la Trinità ci dovrebbe avere paura di questi, se loro c'hanno i fucilozzi? Oh. Chi è? Anarro... Tuteni. Bam. Senza paura, sconfiggi uno spadaccino immortale con un attacco in mischia. Cioè, capito? Ho sconfitto un immortale. Ma come è potuto accadere una cosa del simile? Raga, io non so che dire, non so neanche che pensare in realtà. Oh, ma che so, spawnano come... Oh, ma che so, funghi, funghi? Capi, ho avuto?
Okay, quello con la spada, no? Con le cose, si chiamano le forcine, quelle per i capelli. Che dobbiamo fare? Scappare? Sì, mi sa che raga che ci demo da, che sennò questi continuano a venire come... non lo so. Però non ci dobbiamo suicidare, perché su questo siamo tutti d'accordo. Non ammazzarci. Oh, grandi, raga. Sì, questo con lo scudo. Vabbè, io direi di fuggire. Darsi alla grande, ragazzi. No, non così. Non morire, eh. Olè, olè. Gioca bonito. Porco due quanti sono, ragazzi. Mi sa che qua tocca prendere il fucile. No, aspetta, allontanati da lì, bravo. Boom. Morirete tutti qui. Questa è la vostra tomba. Ve l'ho detto, è la vostra tomba. No, questo è infuocato. Peggio di prima. Via. Fuggite, sciocchi. Fuggite. No, devo andare in alto, non in basso, vero? Forse sì, forse no, non lo so. Buttate lì, no. Dobbiamo andare in alto. Arrivano i nostri. A pezzi de fango. Guardali come non muoiono. Vabbè, io non li posso uccidere tutti, ragazzi. Cioè, li potrei anche uccidere tutti, ma... cazzo me ne della crisi. Vai. Noi giochiamo, sfruttiamo i giochi di leve. Oh mio, non c'è arrivata. Porco due, fai salti dei chilometri e non sei riuscito ad arrivare lì. La Lara Croft. Lara Shift. Contro Alt e Canch. Oh, dobbiamo arrivare là, no? E allora come facciamo? Se non così. Mi sta a sfuggire qualcosa. No, non ci credo. Sbrigati. Ma porca zozza. Ah, li devo solo uccidere tutti. E mo te voglio vedere. Mo che fa? Questo c'ha la barda spaziale, fermi. Ah, le frecce, è vero. Potremmo utilizzare del fuoco fatuo. Magari la freccia normale no. Infatti qua, raga, è più facile ucciderli con l'attacco in mischia. Certo che se non entriamo dentro i muri sarebbe molto meglio. No, no, che cazzo sta succede? Allora sti maledetti, guarda lì va. Oh, non muore, non muore. Oh, vai. E uno. Oh, non muore, non muore. Mo però mi è mezzo rotti i coglioni, eh. Dai, muori, su. Che via prescia, sì. E vai, morto. Pure colpo alla testa. Oh, guarda questo. Usiamo le tecniche, ragazzi. Usiamo le tecniche che ci hanno insegnato. Ta-tan, ta-tan. Vai, mo sono morti tutti, spero, eh. Io spero che sono morti. Mo arriverà il boss. Spero di averli ammazzati tutti. Ole. Ole. Punto di interesse individuato. Perfetto. Che non ci andrò. Ma popo. Vabbè, ragazzi, dai, andiamo con passo svelto e veloce verso il nostro obiettivo. Dobbiamo salvarci. Dobbiamo raggiungere cosa? Sofia, la figlia del profeta. Secondo voi, ragazzi? Vabbè, no, secondo voi. Penso che siano immortali pure gli altri. Però non capisco perché questi qui sono diventati... cioè, perché questi sono diventati degli abomini. E insomma, il profeta, no? Forse mi sfugge qualcosa. Trova il modo di entrare nella città perduta di Kitesh. Ma io direi facendo un buco e distruggendo qualsiasi cosa. Potrebbe essere un'idea? Oh sì che lo è. Oh, ma...
Oh, lancia rampino, questa ce la mira il cuccolo. Dovrò saltare. Ah, vaffanciulo. Boom. Non si è rotta una gamba. Bello. Bella di padella, io gli direi. E gli direi pure segno. Ah, segno! Lara, presto faranno saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Se mi viene in mente, ragazzi, qua le stazioni radio gli funzionano proprio alla grande, oh. Cioè, io sto dentro un ghiacciaio, mille metri sottoterra, e funziona la radio. GG, oh. La sala delle anime. La sorgente divina deve essere lì. Sembra che attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. Come ci arrivi lì? Vabbè, ragazzi, lo scopriremo nella... Aspetta. Vabbè, praticamente, ragazzi, la storia è questa. Cioè, i mongoli, l'esercito del profeta, quindi tutti quelli che proteggevano la città di Kitesh, insomma, per respingere l'attacco degli uomini della Trinità, si sono sepolti vivi sotto il ghiacciaio, hanno cominciato a buttare giù ghiaccio ed eccoci qua. Vabbè, comunque, ragazzi, scopriremo di più nella prossima puntata. Scopriremo come riusciremo, comunque, come faremo ad arrivare lì, penso utilizzando quella corda, però vabbè. Nella prossima puntata, un saluto a tutti, sentiamo che dice Lara. Non so, immaginavo fosse un essere immortale, ma Jacob sembra umano in tutto e per tutto. Chissà quante cose avrà visto nel corso degli anni, quanta esperienza e quanta sapienza. Non riesco neanche a immaginarlo. Eppure, per mantenere questo segreto, ha mentito alla sua gente per generazioni. Quali straordinari poteri ha la sorgente divina? L'umanità riuscirà finalmente a comprendere la vera natura dell'anima? O arriverà a qualche straordinaria scoperta scientifica? Una sola cosa è certa. È troppo importante per essere lasciata nelle mani della Trinità. Eh sì. Vabbè, ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao!